Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Giuseppe, ho 47 anni e il canale che stai guardando è il canale dell'Italian Keto Guy! Se ancora non mi conosci, nel mio canale ho piacere di convertire ricette tradizionali in versione chetogenica. Mi piace molto cucinare e da quando sono passato a questo nuovo stile alimentare, un nuovo regime di vita, non una dieta, dal 15 luglio dell'anno 2018, non potevo fare altro che convertire anche le ricette tradizionali, qualora sia possibile, ovviamente. Oggi vi presento un'altra ricetta per fare le piadine, questa volta zero carboidrati. Ne avevo già fatte alcune come le piadine con i semi di lino, anche a zero carboidrati, se usate quelli chiari, le piadine con la farina di cocco, più carboidrati, ma sempre nei limiti della keto, 20 grammi al giorno di carbo, 40 la soglia massima. E le piadine con la farina di mandorle che si erano un po' scurite. Oggi vi presento praticamente una ricetta che avevo già utilizzato per fare i panini a zero carboidrati, la trovate qui, solo che nella descrizione vi avevo suggerito di mettere lo psiglio e così ho fatto. Seguitemi nella preparazione del video, oggi non ci sarà la prova assaggio, ce le siamo pappate tutte, mi dispiace. A dopo. Inseriamo nel recipiente una terrina 100 g di fibra di bambù, l'ingrediente principale di questa ricettina. La fibra di bambù ha zero carboidrati, zero proteine, zero grassi, ma tante fibre. Aggiungiamo il prossimo ingrediente, un cucchiaino di lievito istantaneo per salati, quindi dopo metteremo un po' di sale ovviamente. Ne facciamo salate. 20 grammi di fibra di bucce di psiglio. Anche questa è una fibra che si diventa gel a contatto con l'acqua, quindi gelifica l'impasto. Assicuriamoci di amalgamare per bene tutti gli ingredienti secchi. E ora è la volta degli ingredienti liquidi. Io per esicurezza di registrazione li ho messi direttamente qui. 40 grammi di olio di oliva, stavo dicendo l'uovo lo posso evitare, non lo posso evitare, seguitemi fino alla fine, un cucchiaio di aceto per attivare poi il lievito e 200 ml di acqua calda. Cominciamo a impastare energicamente, all'inizio l'impasto risulterà sabbioso, ecco messo un altro pochino d'acqua, sempre di quei 200 ml. Però nel vostro caso la temperatura, l'umidità, potreste, magari ce ne vorrà di più, di meno. Io ne ho usati 200 ml. L'impasto risulta sabbioso, come potete vedere. Continuate a impastare energicamente, non vi preoccupate. Oppure al limite, se preferite, potete bagnarvi le mani e poi impastare. Quando l'impasto avrà assorbito l'acqua che avete sul palmo della mano, continuate, potete mettere ancora altra acqua o continuare a impastare così. Io vi consiglio di fare attenzione con l'acqua perché poi potrebbe essercene troppa e dovete mettere di nuovo la fibra, insomma. Iniziate con 200, vedete come va. Guardate, sta prendendo corpo. Ecco, e adesso vi faccio vedere come il risultato finale dopo aver impastato per buoni 5-6 minuti, insomma. È presente le spaccature perché ovviamente senza gomma di xantano l'impasto si crepa senza glutine, però l'effetto gelificante della fibra delle bucce di psiglio fa il suo dovere. Tagliamolo in quattro panetti quasi uguali, insomma, e lo stendiamo. Anche qui se volete potete mettere un po' di fibra di bambù, spruzzare un po' di fibra di bambù. Io non l'ho fatto, ecco, se le eventuali crepe le potete riparare. Come avete modo di vedere, vado veloce, altrimenti il video durerà un bel po'. E guardate come mantiene la sua flessibilità. Ecco, vedete, ho riparato le crepe. Guardate com'è flessibile. Giratelo ogni tanto, insomma, in modo da allargarlo. E poi con un piatto ritagliate la forma sferica delle piadine. Stabilite voi il diametro del piatto, quanto largo le volete. Larghe le volete, ritagliate, riutilizzate i pezzi e via, andiamo in cottura. La padella deve essere ben calda, io non ho messo nessun grasso, direttamente la padella molto calda, 1 minuto, 2 minuti per lato,
Se vedete che si comincia a gonfiare, siate pronti a bucherellare entrambe le superfici con una forchetta e via. Le possiamo gustare. Si conservano una volta fredde con la pellicola nel frigorifero. Ed eccoci qui. Facciamo alcune brevi considerazioni. L'uovo. Alcuni di voi, l'uovo, si sente la puzza d'uovo? Non si sente, non vi preoccupate. La puzza d'uovo non si sente, l'odore dell'uovo per me non si sente e la piadina ha un gusto neutro. E, posso evitare l'uovo? Posso evitare la fibra di bambù? No, la fibra di bambù non la possiamo evitare. Potreste provare con la fibra di avena, ma non l'ho fatta. Anzi, se la fate, me lo fate sapere nei commenti su Facebook, mi farebbe piacere. L'uovo lo possiamo evitare. Io ce l'ho messo perché in keto contano... Sì, avete detto bene, proteine e grassi e l'uovo li contiene tutti. Però al mattino, magari se avete mangiato già i pancake, mi rendo conto che non volete mangiare di nuovo l'uovo a pranzo o a cena. Possiamo fare le piadine in salsa più romagnola. Potreste metterci lo strutto. Un uovo medio pesa 50 grammi, un uovo grande, mi veniva in inglese large, pesa circa 60, quindi a seconda, insomma, dell'uovo che avete a casa potete mettere 50 grammi di strutto sciolto o 60, insomma, è limite. Aggiungete un poco di fibra di bambù in più o togliete un po' d'acqua, insomma, vedete voi con l'impasto. Non vi preoccupate se usate le dosi che vi ho dato, se si brasabbioso, continuate a impastare, abbiate fede, assorbirà l'acqua fino alla fine o poi, dipende poi dalla temperatura, insomma, se vedete che continua a rimanere duro, aggiungete un pelino di acqua per volta e non ne mettete troppa. Fatemi sapere come le farcite queste piadine. Se avete domande, commenti, suggerimenti, lo sapete, scrivetemi nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Sto raggiungendo quota 5.000 e lo devo solamente a voi. Il vostro supporto mi sta facendo crescere tanto e ve ne sono veramente grato. Che dire, ci vediamo domenica con un'altra ricetta bomba. Spero che vi piacerà, salata. Ciao.